C'è un clima di entusiasmo nella conferenza stampa di Fratelli d'Italia voluta dal segretario regionale, il senatore Etel Sigismondi, alla quale hanno preso parte i dirigenti del partito e gli eletti. La motivazione dell'incontro è l'analisi del voto per le europee e le recenti comunali. Per quanto riguarda le elezioni europee, Sigismondi parla di trionfo di Fratelli d'Italia, che con il 33,33% dei consensi si conferma primo partito in Abruzzo. Alla conferenza non poteva mancare il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che oltre a ribadire il ruolo avuto dal partito in Abruzzo per le europee, ha anche voluto esprimere la forza del centrodestra nell'ambito delle recenti elezioni comunali. Si pensa ora alla composizione delle varie giunte. È un turno elettorale molto positivo, la conferma al primo turno delle tre grandi città che il centrodestra governava. È un segnale di apprezzamento dell'amministrazione di centrodestra, segue a ruota la vittoria storica con il bis in regione, conferma quindi e consolida una leadership del centrodestra. All'interno del centrodestra si consolida il ruolo di Fratelli d'Italia come primo partito della coalizione, che fa questo risultato anche nelle elezioni amministrative, dove è più difficile la competizione e la frammentazione, anche grazie alla presenza di liste civiche, in alcuni casi anche molto storicamente radicate dentro le città. Ciò nonostante, il risultato di Fratelli d'Italia è molto elevato, anche a paragone con il resto d'Italia. Dobbiamo segnalare che l'Abruzzo è in questo turno elettorale la terza regione in Italia alle elezioni europee con il 33,3% dei voti, e soprattutto l'Abruzzo svetta nel collegio meridionale. Nell'Italia meridionale la media di Fratelli d'Italia è di poco sopra il 20%, il Partito Democratico nel collegio dell'Italia meridionale è addirittura primo. Qui invece i rapporti di forza sono molto molto diversi e Fratelli d'Italia svolge fino in fondo il suo ruolo di leadership. Marsiglio sottolinea che i risultati migliori del partito di Meloni si siano registrati nelle aree interne dell'Abruzzo. Segno, prosegue, che i cittadini hanno capito quanto fatto. Tornando alle comunali, si pensa in particolare alla giunta di Pescara. Qui interviene Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia. Ma nessuna indiscrezione, ancora non ci sono tavoli fissati per pianificare l'assetto di questa nuova amministrazione. Noi siamo sereni, ben sapendo che avendo il gruppo più numeroso all'interno del Consiglio Comunale, quindi anche come rappresentanza di giunta probabilmente saremo un numero cospicuo, siamo in attesa che venga convocato il tavolo. Sarà un'amministrazione, una consiliatura molto più compatta rispetto al passato, e bisogna subito lavorare per farci trovare pronti al grande avvenimento, al grande appuntamento del 2027. Tanto Fratelli d'Italia, ma tutto il